Nel febbraio 2007 l'Istat ha pubblicato le statistiche sulla violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia. Il campione comprende 25.000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate tra gennaio e ottobre 2006. Le donne che hanno subito violenza tra i 16 e i 70 anni sono 6.743.000. 3.961.000 donne hanno subito violenze fisiche, 5 milioni hanno subito violenze sessuali, 1 milione stupri o tentati stupri. Sono 1.400.000 le donne che hanno subito violenza prima dei 16 anni, vale a dire il 6,6% del totale. Gli autori della violenza sono nella maggior parte dei casi conoscenti, parenti, amici di famiglia o della donna, ma nel 24,8% dei casi sono sconosciuti. 674.000 donne hanno subito violenza ripetuta dal partner e avevano figli. Nel 61,4% dei casi i figli hanno assistito alla violenza. Gli stupri nel 69,7% dei casi sono opera di partner, nel 17,4% dei casi di conoscenti, solo il 6,2% degli stupri sono opera di estranei. I partner sono responsabili della maggioranza di tutti i tipi delle violenze fisiche: spinte, minacce, schiaffi, calci, pugni, morsi, lancio di oggetti, minaccia di uso di pistole o coltelli, tentativi di strangolamento, soffocamento, ustione. Le donne più a rischio di essere colpite sono le separate e divorziate. Il loro rischio è più alto, pari al 63,9% rispetto a una media del 31,9%. Le donne che hanno subito violenza psicologica sono 7.134.000. La violenza psicologica consiste in isolamento, controllo, violenza economica, svalorizzazione, intimidazione. Le violenze subite da partner o da ex partner nella maggior parte dei casi sono molto o abbastanza gravi. Una donna su tre oggetto di violenze da parte di un partner o di un ex partner ha riportato ferite. Una donna su quattro ha una sensazione di pericolo per la vita. Per 1.520.000 donne che nel corso della vita hanno subito violenza ripetuta dal partner, le conseguenze sono depressione, perdita di fiducia e autostima, sensazione di impotenza, disturbi del sonno, ansia, difficoltà di concentrazione, dolori ricorrenti in varie parti del corpo, difficoltà a gestire i figli, idee di suicidio e autolesionismo. Come fa una donna a comprendere di essere all'interno della spirale della violenza? Allora, una donna si accorge di essere in una spirale della violenza quando lui inizia a ricattarla sui figli, perché sono delle fasi, praticamente sono sette fasi la spirale della violenza. La prima è l'intimidazione, cioè lui incomincia a dirgli: sai, a me non mi piace come vai vestita o chi frequenti, o comunque mi dispiace che tu non aspetti me per uscire, ad esempio. E quindi incomincia a intimidire, a metterla nella condizione di dire: sì, però io lo amo talmente tanto che posso fare anche qualche sacrificio, posso anche non vedere la mia amica, posso anche vestirmi in un certo modo, posso anche non truccarmi, no? Cioè la valorizzazione di sé, la rete sociale, va piano piano a perdersi. Poi c'è l'isolamento, fino a quando lui incomincia praticamente a picchiarla. La picchia la prima volta, la seconda volta gli compra i fiori, e infatti c'è le false riappacificazioni. Dopodiché la ripicchia, però poi dopo gli porta i fiori e gli dice: assolutamente non succederà più, amore mio, noi siamo una famiglia felice. E lei ci crede, perché? Perché lei ci ha progettato con questa persona, lei ci ha fatto dei figli, lei comunque lo ama. Questa morsa si chiude nel momento in cui lui gli dirà: tanto tu non hai un lavoro, a te quello che è successo non ti crederà nessuno perché non ci sono i testimoni. E che cosa gli vai a dire? Te non sei neanche una buona madre, te non c'hai neanche un lavoro, gli assistenti sociali ti portano via i figli, e quindi che cosa vuoi fare te? Te ne vuoi andare? Va bene, vattene, tanto i figli a te non te li danno. E da lì lei incomincia a fare un processo diverso, incomincia a cercare i numeri di telefono, incomincia a chiedere alle amiche, magari quelle che sono rimaste, ma non è facile perché lui gli ha già fatto terra bruciata. Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate, il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96% delle violenze da un non partner e il 93% da quelle di partner.
Anche nel caso degli stupri la quasi totalità non è denunciata, è il 91,6%. È consistente la quota di donne che non parla con nessuno delle violenze subite. Le donne che subiscono violenza dal proprio partner si rivolgono nella maggioranza dei casi ad amici, familiari o parenti. Solo il 4,9% di loro si rivolge a magistrati, avvocati, polizia o carabinieri. Cosa fanno le forze dell'ordine? Nel 42,6% dei casi si limitano a registrare la denuncia. Solo il 5,2% delle donne hanno ottenuto protezione. E nel 36,5% dei casi le forze dell'ordine non hanno fatto niente. Le donne hanno problemi a rapportarsi alla giustizia, il 30% delle donne che ci hanno tra l'altro dichiarato di aver subito stupri ci hanno anche detto che non ne avevano mai parlato con nessuno, quindi c'è un problema proprio di esplicitare questo aspetto anche nella propria rete, e uno degli aspetti fondamentali che porta a non denunciare è anche la vicinanza con l'autore, cioè la gran parte degli autori sono mariti o ex mariti, fidanzati o ex fidanzati, conoscenti, amici, e molto più facile denunciare un estraneo che non una persona conosciuta. A questo va aggiunto che il momento in cui inizia un processo sulla violenza sessuale è un momento molto difficile per la donna, perché in moltissimi casi la donna si sente lei stessa vittima invece a dover dimostrare che quello che è successo è realmente successo, quindi è un momento in cui si riaprono anche antiche ferite che spesso, che magari erano state superate, quindi è chiaro che denunciare è un atto di coraggio e di forza notevolissimo.